Buonasera, buonasera, benvenuti, bentrovati. Il Festival 46, questa è la prima puntata del quizzone della 46esima edizione del Festival Studentesco. Una formula già inaugurata l'anno scorso che ha avuto un ottimo successo, è stata molto gradita dai ragazzi partecipanti. Abbiamo quindi voluto replicarla nuovamente con alcune modifiche che vedrete nel corso della puntata, perché abbiamo modificato un po' i giochi. Però prima di iniziare consentitemi di presentare colei che mi affiancherà nella presentazione di questi giochi con tutti i ragazzi e componenti le varie squadre. Un bel applauso per Nicole Unterhofer. Guten Abend, guten Abend, meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen, wir sind hier für die erste Folge des Spiels Quizzone, das seit einigen Jahren sehr populär geworden ist zwischen den Studenten, und deshalb werden wir es dieses Jahr wieder vorschlagen. Sì, Nicole, dicevo già in apertura che quest'anno è stato leggermente aggiornato il gioco, infatti lo vedrete in onda in 4 puntate, questa sera la prima puntata, poi domani, dopodomani, per finire con la serata finale. Ogni puntata parteciperanno in gara 3 scuole che a breve vi presenteremo. Dopo ogni puntata passerà alla serata finale un'unica scuola. Ci saranno diversi giochi che vi spiegheremo durante lo svolgimento della puntata, ma adesso potremmo iniziare e invitare già con noi sul palco le 3 scuole che si contenderanno la puntata di oggi. Bene, come dicevamo, in questa prima puntata del quizzone abbiamo 3 scuole in gara che si contenderanno appunto questa puntata, alla fine della quale un'unica scuola accederà poi alla serata finale, che sarà la serata della finale del quizzone del Festival 46. La prima scuola che è qui con noi, Nicole. Für die erste Folge haben wir das Realgymnasium mit Hannes, Thomas und Alex. Benvenuti. La seconda squadra in gara è Liti e Battisti. Abbiamo Andrea, Ab e Luca con noi. Und die letzte ist die Marcelline mit Christina, Eleonora und Alessandra. Bene, le scuole hanno deciso di affidarsi a questi concorrenti, quindi evidentemente hanno delle buone aspettative, ritengono che siano le persone più adatte per partecipare a questo gioco. L'anno scorso era una novità, quindi diventava un po' difficile per loro anche la scelta. Adesso che hanno capito più o meno di cosa si tratta, siamo certi che avranno fatto delle scelte molto, molto mirate. E passiamo al primo gioco, lo spieghiamo molto velocemente. È un gioco che prevede una serie di domande alle quali i ragazzi dovranno rispondere mediante l'utilizzo di una paletta che da una parte è verde e dall'altra parte è rossa. Ogni domanda prevederà 2 possibili risposte. Noi leggeremo la domanda lentamente, prima in una lingua, poi nell'altra. Inizierò a volte io in italiano e Nicole seguirà in tedesco e viceversa. Dopo pochi secondi inviteremo i ragazzi in gara a rispondere e loro dovranno alzare la paletta in base alla risposta che hanno scelto. Genau, wie Max schon sagte, wir erklären jetzt das Spiel für die Zuschauer. Das Spiel hat mehrere Fragen, die 2 mögliche Antworten haben. Die Spieler werden mit Schildern antworten, die auf einer Seite rot sind und auf der anderen Seite grün. Wir werden die Fragen alle zweisprachig erklären und fragen, und deshalb werden die Spieler dann die Zeit haben zu antworten, jeweils mit der roten Farbe oder mit der grünen Farbe. Esatto, Nicole. Questo è un gioco a eliminazione, quindi al termine di questo gioco rimarranno in gara solo 2 scuole che poi accederanno al secondo gioco. Man mano che faremo le domande, in base alle risposte che verranno date dai concorrenti, il concorrente che dovesse rispondere in maniera sbagliata verrà eliminato e la sua scuola rimarrà in gara con solo 2 concorrenti. Nel caso in cui invece il concorrente dovesse rispondere nella maniera corretta, rimarrà in gioco, ma dovrà accodarsi ai suoi compagni, e quindi risponderà alla domanda successiva il secondo compagno della scuola in gara. Die Schulen, die jetzt mitspielen, sind 3, und jede Schule hat 3 Spieler. Jeder Spieler wird einmal nacheinander antworten, und wenn er die falsche Antwort gibt, dann wird er ausgeschieden. Der Sinn dieses Spieles ist, eine Schule auszuscheiden. Esatto, quindi il gioco terminerà nel momento in cui una scuola vedrà tutti e 3 i suoi componenti eliminati.
Bene, io direi che abbiamo spiegato le modalità in cui, con cui si svolgerà il gioco e direi di iniziare. La prima risposta tra le opzioni vedrà sempre il colore verde, i componenti delle squadre lo sanno, gliel'abbiamo già spiegato. La seconda rosso, nel momento in cui quindi noi faremo una domanda con le due opzioni, se ritenete che la prima risposta sia quella giusta sarà verde, rivolto verso di noi, altrimenti rosso. Se è tutto chiaro, iniziamo con Hannes, Andrea e Cristina per le tre scuole e io passo la parola a Nicole per la prima domanda. Die erste Frage ist: Welche Farbe haben die Konfettis einer Graduierung? Rot oder grün? Di che colore sono i confetti di una laurea? Rossi o verdi? Rispondete. Rispondono tutti e tre verde e la risposta è grün. Corretta. Antwort ist richtig. Passiamo alla seconda domanda, c'è stato il cambio, abbiamo in gioco Thomas, Abba e Alessandra. La seconda domanda, chi è il protagonista del Paradiso Perduto di John Milton? Aton o Satana? Wer ist der Hauptdarsteller in Verlorenes Paradies von John Milton? Aton oder Satan? Welt. Rispondono due, il Real Gymnasium e l'ITE verde, le Marcelline invece decide la risposta rossa, la risposta corretta? Satan, Marcelline hat korrekt beantwortet. Quindi con questa domanda due scuole vedono eliminato uno dei propri concorrenti, le Marcelline sono ancora in gara con tre concorrenti, ITE e invece Real Gymnasium hanno due concorrenti in gara. Passiamo alla terza domanda, Nicole. Für die dritte Frage haben wir Alex, Luca und Eleonora. Die Frage ist: Ein Berg in der Schweiz, der dafür bekannt ist, in den Kletterern Schwierigkeiten zu machen. Zugspitze oder Eiger? È una montagna svizzera famosa per dare del filo da torcere agli arrampicatori. Zugspitze o Eiger? Votate. Anche in questo caso le risposte sono differenti. Marcelline rispondono rosso e ITE invece e Real Gymnasium verde. E la risposta corretta in questo caso, Nicole? Eiger. Marcelline hat wieder korrekt beantwortet. Quindi le Marcelline riescono ad eliminare con solo due domande due componenti delle altre due scuole. Quindi un colpo veramente importante per le Marcelline, perché come vi ricordo l'obiettivo è eliminare una scuola in questo gioco, quindi le Marcelline si sono portate decisamente avanti perché hanno tre giocatori ancora in gara. Nicole, passiamo alla quarta domanda. Prego. Für die vierte Frage haben wir Hannes, Andrea und Cristina. Die Frage ist: Welches italienische Gesetz bezeichnet das Verbrechen der Verteidigung des Faschismus? Das Tognoli-Gesetz oder das Schelba-Gesetz? Quale legge italiana prevede il reato di apologia del fascismo? Legge Tognoli o legge Schelba? Votate. Ancora una volta le risposte sono differenti, infatti il Real Gymnasium sceglie legge Tognoli come risposta, invece ITE con Andrea e le Marcelline con Cristina scelgono legge Schelba e la risposta corretta, Nicole? Das Schelba-Gesetz, das bedeutet, dass das Real Gymnasium im ersten Spiel ausgeschieden wurde. Ecco, quindi in questa prima fase, questo primo gioco, la scuola eliminata è stato il Real Gymnasium, quindi ITE, Battisti e Marcelline, che non ha sbagliato nemmeno una risposta, ha fatto un percorso netto in questo primo gioco, passeranno al secondo gioco di questa prima puntata del Quizzone. Ich würde sagen, nochmal einen großen Applaus für ITE, Battisti und Marcelline. Bene, siamo quindi al secondo gioco. Dopo il primo gioco è stato eliminato purtroppo il Real Gymnasium, passano alla seconda fase di questa prima puntata le Marcelline e l'ITE e Battisti. Il secondo gioco si svolgerà in maniera leggermente differente rispetto al primo, perché le squadre giocheranno in maniera separata una dall'altra. Il caso ha voluto, l'estrazione ha voluto che a iniziare fossero le Marcelline. Abbiamo già qua con noi Cristina, Alessandra e Eleonora e velocemente adesso spiego loro e anche a voi a casa che ci seguite le modalità del gioco.
avremo 2 minuti di tempo, avranno 2 minuti di tempo, durante le quali noi porremo loro 20 domande. Eleonora, che è il capitano, diciamo, in questa circostanza, dovrà dare la risposta, i nostri giudici segneranno la risposta, ma faranno altrettanto anche le sue compagne di squadra, Alessandra e Cristina, daranno la risposta su un foglio, la scriveranno. Perché questo? Perché nel momento in cui si dovessero convincere che Eleonora ha dato una risposta sbagliata, loro scrivendola diventa un po' una riserva, quindi entra in gioco. Quando poi ci sarà la verifica da parte dei giudici, se Eleonora ha sbagliato, varrà la risposta di Alessandra e Cristina. Qual è il rischio? Che Alessandra e Cristina diano una risposta sbagliata su una domanda alla quale Eleonora ha risposto correttamente. Il rischio è che in questo caso andrebbero a eliminare la risposta corretta di Eleonora. Evidentemente l'obiettivo del gioco è quello di rispondere al maggior numero possibile di domande in maniera corretta. Il tempo, è vero che faccio io le domande, ma lo gestite voi. Più tempo impieghi a rispondere e più secondi bruci, tra virgolette, quindi potremo anche rischiare di non arrivare alla fine della lettura delle 20 domande. Le domande non verranno ripescate, quindi se tu salti una domanda, quella domanda è persa definitivamente per te, però magari potrebbero ripescarla con le modalità che ho appena spiegato le tue compagne di squadra. Se siete pronte, vedo un po' di agitazione, però siete andate benissimo nel primo gioco, un percorso netto come dicevo, quindi insomma abbiamo grandi aspettative su di voi, che non sia magari che rispondete anche in questa circostanza a tutte e 20 le domande in maniera corretta. Eleonora, sei pronta? Microfono in mano, voi la penna pronta a rispondere, chiaramente la possibilità per Cristina e Alessandra è quella di confrontarsi per dare la risposta. Da questo momento, da quando io inizierò a fare la prima domanda, partiranno i 2 minuti. Prima domanda, in quale regione si trova il Cilento? Basilicata. Come si chiama l'attore protagonista del film Limitless? Pasto. In quale paese si trova la città di Antananarivo? Pasto. Quale sport tornerà a far parte del programma olimpico dopo un'assenza di 112 anni? Chi ha vinto lo scorso 28 febbraio l'Oscar per la migliore attrice protagonista? Jennifer Lawrence. Chi è il figlio della sorella di mia mamma? Chi è il figlio della sorella di mia mamma? Mio cugino. Da quanti giocatori è formata una squadra di rugby union? 12. Come viene definita una specie chimica che ha acquistato uno o più elettroni? Passo. In this real life, in this just fantasy, è il primo verso di una canzone dei... In this real life, in this just fantasy. Passo. In che decennio si è combattuta la guerra delle Falkland? Per esempio anni 60, 70... 30. Siamo all'undicesima domanda. In quale disciplina eccelle Gianmarco Tamberi? Passo. Chi ha vinto il Festival di Sanremo del 2016? Passo. Chi ha scritto la frase a horse, my kingdom for a horse? Passo. In quale anno Michael Schumacher subì il terribile incidente che lo mandò in coma? 2013. In quale disciplina il gesto tecnico si compone delle fasi hop, und somit ist step, die Zeit zu Ende. E abbiamo terminato purtroppo. Die Antworten wurden gegeben, die Fragen wurden nicht alle gestellt und doch hat sich die Marceline sehr gut geschlagen. Brave, abbiamo fatto 14 domande su 20, quindi il tempo richiesto per le risposte ci ha impedito di leggere le ulteriori 6 domande, però poi vedremo, i giudici valuteranno le tue risposte e anche le risposte che eventualmente dovessero aver segnato le tue compagne di scuola. Complimenti, grazie, vi invito a accomodarvi intanto perché tocca alla seconda scuola, all'ITE, partecipare a questo secondo gioco della prima giornata del festival. Wir machen gleich weiter mit dem ITE Battisti und für diese Schule spielt Ab mit uns, während Andrea und Luca die Antworten schreiben werden, wenn sie denken, dass Ab falsch geantwortet hat. Die erste Frage ist,
In quale regione si trova il Cilento? Calabria. Come si chiama l'attore protagonista del film Limitless? Passo. In quale paese si trova la città di Antananarivo? Sri Lanka. Quale sport tornerà a far parte del programma olimpico dopo un'assenza di 112 anni? Passo. Chi ha vinto lo scorso 28 febbraio l'Oscar per la migliore attrice protagonista? Kate Underwood. Chi è il figlio della sorella di mia madre? Mia... Passo. Da quanti giocatori è formata una squadra di rugby union? 13. Come viene definita una specie chimica che ha acquisito uno o più elettroni? Passo. Is this the real life? Is this just fantasy? È il primo verso di una canzone dei... Pink Floyd. In che decennio si è combattuta la guerra della Falkland? Per esempio, anni 60, 70? 60. In quale disciplina eccelle Gianmarco Tamberi? Passo. Chi ha vinto il Festival di Sanremo del 2016? Passo. Chi ha scritto la frase a horse, my kingdom for a horse? 5 secondi. Passo. In quale anno Michael Schumacher subì il terribile incidente? Purtroppo il tempo finisce qui, Nicole. Dobbiamo essere rigorosi anche con l'ITE. 2 minuti cronometrati. Eravamo arrivati alla risposta numero... 13, quindi più o meno le due scuole hanno impiegato lo stesso tempo per rispondere a un numero molto simile di risposte. No, non potete scrivere di più. E adesso diamo modo ai giurati di verificare le risposte date dai due capitani delle due squadre e anche, soprattutto, anche le correzioni che i compagni di squadra hanno deciso di scrivere domanda per domanda. Dopodiché poi vedremo chi vincerà questa prima puntata e accederà alla finale, appunto, del quizzone del 46esimo Festival Studentesco. Danke schön, Itie Battisti. Bene, Nicole, siamo giunti finalmente alla conclusione di questa prima puntata del quizzone 2016. È stata una puntata molto interessante, divertente. I ragazzi hanno potuto confrontarsi su domande, anche alcune un po' cattivelle, preparate dai nostri autori. Nella parte conclusiva di questa prima puntata erano arrivate l'ITE Battisti e le Marcelline, che invitiamo a raggiungerci. Si sono giocati nell'ultimo gioco il passaggio in finale. Innanzitutto congratulazioni ai tre ragazzi dell'ITE, congratulazioni anche alle tre ragazze delle Marcelline, e vediamo se è pronto anche il responso. Sì, ci dicono di sì, ecco che arriva il responso. C'è un po' di tensione, è evidente, perché hanno fatto un percorso molto interessante entrambe le scuole. A te l'onore, Nicole, di proclamare la prima squadra che accede alla finale della quizzone 2016. Für das 46. Studentenfestival in der ersten Folge des Quizzones sind die Gewinner ITE Battisti mit 3-2. Nel gioco conclusivo i ragazzi dell'ITE, che stanno festeggiando, ne stanno facendo tutti i colori, ma è giusto così, perché ricordiamoci che siamo al Festival Studentesco, quindi l'obiettivo principale è divertirsi e va benissimo così. Però questa è la parte un po' più seria, diciamo, del festival, del quizzone. Domande complicate. I ragazzi dell'ITE hanno risposto correttamente a 3 domande, mentre le ragazze delle Marcelline a 2 domande, quindi è stato uno scarto minimo, ma questo ha consentito ai ragazzi dell'ITE di andare in finale, e li rivedremo nella puntata conclusiva del quizzone contro le altre due scuole che passeranno il turno. Grazie a voi di aver partecipato, complimenti ai ragazzi dell'ITE, complimenti anche alle ragazze delle Marcelline, e noi vi diamo appuntamento a domani sera per la seconda puntata del quizzone 2016. Genau, buona serata! Buona serata per la seconda puntata!
Applausi.